un grazie per essere qui a questa conferenza stampa di presentazione della terza edizione di Moto Days. Mi permetto di raccontarvi una piccola storia personale per introdurre, secondo me, al meglio e per andare un po' a capire meglio qual è il significato profondo di questa manifestazione. Qualche anno fa ero in Inghilterra, ero in un bed and breakfast, isolato nella campagna. Lo gestiva un signore di mezza età, si chiamava Bob. E a un certo punto, vedendo il mio documento di identità, disse: lei è italiano, le piacciono le moto? Certo, dissi io. Le faccio vedere una cosa. E mi portò in un garage che era strepitoso, un laboratorio, in mezzo a questa gioielleria, il gioiello nella teca. Una moto Guzzi Le Mans, di quelle prima serie, proprio dure e pure, perfetta, straordinaria, meravigliosa. Io rimango ammirato, e mi guarda e mi fa: lei non lo sa, ma questa moto mi ha salvato la vita. E aggiunge: qualche anno fa i medici mi dissero che purtroppo avevo una terribile malattia, avevo poche settimane, forse un paio di mesi di vita. Io non volevo andarmene senza lasciare qualcosa di veramente mio ai miei figli. Avevo questa vecchia Guzzi, la Guzzi, decisi di cominciare a restaurarla, avrebbero proseguito loro. Cominciai a restaurarla, continuai a restaurarla, finii di restaurarla, i giorni diventarono settimane, le settimane mesi, i mesi anni. Io e lei siamo ancora qua, vivi e vegeti. Lui sicuramente sapeva che la moto è una ragione di vita. Perché vi racconto questa storia? Perché secondo me tutti i presenti qui, ma proprio per tutti voi qui presenti, giornalisti, imprenditori, organizzatori, addetti ai lavori, piloti, manager, per tutti voi, così come per tutte le persone che parteciperanno e verranno e seguiranno Moto Days, la moto è una ragione di vita, non è semplicemente uno strumento per spostarsi da A a B, no, non è un mezzo, è un fine. E questa è l'essenza, secondo me, più profonda di Moto Days, una ragione d'essere. La moto a 360 gradi, la moto per chi ama guidarla, per chi ama guardarla, per chi ama trasformarla, per chi ama correrci sopra, per chi ama farci i grandi viaggi. Ecco, questa è l'essenza di Moto Days. Il nostro primo relatore è il vice sindaco Mauro Cutrufo, una presenza istituzionale certamente, ma non solo, perché sotto la cravatta, sotto il vestito batte un cuore bicilindrico. Mauro Cutrufo, che lo scorso anno con la sua Harley ha aperto il corteo che è arrivato a dare l'inaugurazione alla seconda edizione di Moto Days, è un motociclista e anche per questo credo che sia importante salutarlo e ascoltare quello che ha da dirci. Questa dei motociclisti è cresciuta immediatamente, siamo alla terza di varie edizioni, non ricordo bene, ma tra la prima e la seconda c'è stato già un salto di livello e io credo che ci sarà ancora. Anche con questo orizzonte, perché sono venuti proprio in fiera noi 2 anni fa, proprio per questa mia passione, parlammo con Jogger in Denison, un po' nel mondo, eccetera, eccetera, e hanno chiesto Roma per il 2013 in concorso con Berlino ed Amsterdam per venire qua a fare il più grande raduno che si fa nel mondo di Harley, che raccoglie 150.000 moto e circa 250.000 motociclisti. Quindi per la città è una cosa impegnativa ed importante. È uno dei grandi eventi che gira per il mondo, vediamo se Roma avrà i numeri per ospitare, ma la fiera di Roma, perché sarà comunque un fulcro, pensavamo a Lungomare di Ostia e appunto alla fiera di Roma come punto di riferimento e alla sponda del lago di Bracciano, che è territorio di Roma, è comune di Roma, una delle sponde del lago di Bracciano. Per cui, conoscendo le abitudini di questi motociclisti, per il 2013 abbiamo offerto queste location, cominciando dalla Fiera di Roma, ma sempre di più è sentito da noi questa esigenza di accogliere motociclisti dal mondo e scambiarci le esperienze, perché Roma è il più grande punto di riferimento, l'ho detto anche l'altra volta, per motociclisti, non solo per le sue bellezze culturali, archeologiche, eccetera, quello lo è rispetto a tutte le categorie dei cittadini del mondo, ma perché la più grande popolazione di motociclisti risiede a Roma, circa 680.000 persone scelgono la moto come mezzo di spostamento, non c'è nessun altro luogo, credo nella terra,
ma sicuramente in Europa, che ha una tale concentrazione di motociclisti non soltanto appassionati, ma per esigenze di mobilità. Pensate che Londra ne ha 100.000, ma la proporzione è infinitamente inferiore perché ha anche diversi milioni di abitanti, diversi milioni in più di abitanti rispetto a Roma. Quindi per noi la vicenda del Moto Days è significativa ancora di più che per altre città. Per cui grazie alla Fiera di Roma abbiamo questo evento che ormai si consolida, ci troveremo lì nella giornata della apertura con gli altri colleghi, con il sindaco, spero, io adesso non conosco bene il programma e le conferme su questo programma, ma la cosa importante è che Campidoglio su questa vicenda c'è, ci crede e ha come orizzonte probabilmente anche il più grande raduno mondiale che si fa tradizionalmente sulle moto, che ha come data il 2013. Quindi insieme lavoreremo. Benvenuti in questa cornice meravigliosa, perché questa è Roma, e quindi abbiamo accettato volentieri l'invito del vice sindaco Cutrufo, perché crediamo che le iniziative della fiera debbano essere effettuate in sinergia con Roma Capitale, con la nostra città. L'evocazione di Roma è un'evocazione importante, importantissima per il profilo turistico che il vice sindaco segue, ma ecco, io credo che anche Fiera di Roma possa utilizzare questo suo nome che la identifica con la nostra città. Io credo che la Fiera di Roma possa essere una grande opportunità per il nostro territorio, lo ha già dimostrato. Abbiamo iniziato, la Fiera di Roma ha iniziato questo nuovo percorso da 5 anni, come voi sapete, la nuova Fiera di Roma. Oggi noi abbiamo una struttura importante, tra le migliori del paese in termini fisici, come logistica, ci sono ancora dei completamenti da fare, però io credo che noi abbiamo un grande potenziale e quindi la fiera deve essere vista anche come un motore importante dell'economia del nostro territorio, e quindi questo è l'augurio che io do a me stesso, alla Fiera di Roma e a tutti noi, e l'impegno con il quale svolgerò la mia funzione di presidente. Le due ruote rappresentano un sinonimo di libertà, un indotto importante, occupazionale, turistico e soprattutto sportivo. Lo si intravede ormai da diversi anni, soprattutto per i giovani in erba, che magari speriamo, parlando proprio di superbike, che possano essere i nuovi Max Biaggi, e mi sembra che promettano già al meglio. Ma soprattutto sto qui come delegato alle politiche sportive per continuare a rafforzare quella sinergia con il presidente Mannocchi, a cui faccio i migliori auspici, già mi si permetta di dire che ha iniziato alla grande, è anche coinciso con quello che, dopo il Big Blue, al quale faceva riferimento, sicuramente un altro settore strategico, subito l'Happy Moto Days, per continuare quella collaborazione, quella sinergia. E a me fa sempre piacere ricordare che il polo della Fiera di Roma è parte integrante del dossier olimpico, lo stesso che ha vinto l'anno scorso su Venezia, è lo stesso che nel settembre 2013 a Buenos Aires sfiderà ovviamente gli altri continenti e sarà soprattutto sottoposto all'attenzione dei membri CIO. Lo abbiamo detto agli stati generali la scorsa settimana presentando il nostro piano strategico, che mi si permetta di dire non è un libro di sogni, è un qualcosa che, rafforzando le stesse sinergie, ovviamente con poli congressuali all'altezza, così come è Fiera di Roma, sempre in crescendo, sicuramente saremo sempre più competitivi. Roma non sarà qualcosa che ha solo 3.000 anni di storia, sicuramente importante per i suoi resti archeologici, ma sarà sempre più competitiva nei campi dove ovviamente va ad incidere. E abbiamo lo dimostrano ovviamente le statistiche, i giornali specializzati e non, che il turismo sportivo è sempre quello più attivo anche in tempi di crisi internazionale. E sono orgogliosa di essere approdata alla Roma Moto Days, non solo perché Roma è la mia città nativa,
E appunto per molti anni ho partecipato sia organizzativamente e a livello giornalistico come fotografa specializzata in custom dei più grandi raduni mondiali, quindi dalla Daytona Bike Week alla Sturgis e via dicendo. E quest'anno nella cornice della Roma Moto Days porterò, grazie appunto alla collaborazione della Fiera di Roma, tre grossi nomi a livello mondiale di custom culture, quindi della cultura della customizzazione. Che cos'è la cultura della customizzazione? Per chi, per i pochi che non lo sapessero, è la creatività vera e propria di artigiani sia italiani, europei e statunitensi di rielaborare una moto che sia anche una moto d'epoca. Milione numero 8, troveremo molte sorprese per chi ci verrà a trovare, sarà veramente un vero e proprio paese dei balocchi. Poi, ecco, sono molto contenta, il signor Ugo ha veramente espresso all'inizio di questa conferenza quello che cos'è vivere il mondo del motociclismo, la passione vera di andare in moto, è veramente uno stile di vita, è un amore. Io sono motociclista da molti anni e sono una donna atipica, ho sempre le scarpe sporche di fango. E quindi tornando a noi, nel salone, nel padiglione numero 8, quest'anno porteremo degli artisti del custom internazionali provenienti sia da New York, appunto avremo la Indian Larry Motorcycle, la casa fondata da Mr. Indian Larry Desmed, e oltre a loro che saranno appunto presenti con del merchandising sia diciamo anche con parti speciali di moto, ci saranno col Foster della Salinas Boys, altro guru del motociclismo statunitense e mondiale, e Mr. Jeff Becker. Jeff Becker è l'artista ufficiale riconosciuto da Harley Davidson, l'unico artista scultore ufficiale riconosciuto. Mr. Becker è anche famoso per aver costruito, scolpito una statua ricordante Mr. Elvis Presley, appassionato anche lui di biciclette. Diciamo, spendo altre due parole per quanto riguarda il custom. Il custom ha diciamo, un universo molto, molto grande, molto esteso. Noi non ci fermeremo solo alle moto nel padiglione 8, ma verrà allestito anche uno spazio dove ci saranno delle macchine americane, come dalla Mercury alla Ford del 39, che sono dei modelli particolari che vengono praticamente utilizzati dagli esperti di customizzazione nell'opera d'arte. E quindi non solo belle moto, belle macchine anche. E oltre a questo, come evento invece esterno alla Fiera del Moto Days, mi sono permessa di organizzare con la collaborazione del Ducati Caffè un evento che avverrà sabato 12 marzo di mattina e sarà una colazione a scopo di beneficenza. Questa colazione a scopo benefico la organizzeremo con appunto la collaborazione di Ducati Caffè in favore della casa famiglia Chiara e Francesco. E adesso vi presenterò anche il vicepresidente dell'associazione Chiara e Francesco. Questo evento prevederà l'interesse e la partecipazione anche di HOG, di Chapter HOG come il Forum Roma Chapter, il Roman Village e la presenza di parecchi motociclisti, quindi è aperto a tutti, anche a chi verrà con la macchina. E, quindi grazie a tutti, vi presento il signor Alessandro Orsini che spenderà giusto due parole per farvi presente l'evento. Grazie a tutti. Buongiorno a tutti, grazie a Emanuela e alla Ducati Caffè e all'organizzazione del Motor Day, perché in questo evento molto bello e molto importante, penso anche molto impegnativo, hanno voluto e hanno pensato a un evento di solidarietà e ci fa piacere che hanno pensato alla nostra associazione.
Noi abbiamo 3 case famiglia e ospitiamo bambini con maltrattamento e abuso, quindi purtroppo tutti nati in famiglia, quindi pensate bene che sono stati papà e mamma a fare del male a questi bambini. E vengono affidati a noi dai servizi sociali, dal Tribunale dei Minori, e noi cerchiamo di ridargli la serenità, la voglia di vivere. Parlo di voglia di vivere perché abbiamo purtroppo dei bambini che hanno tentato il suicidio per le esperienze che hanno passato. E sono contento, oltre di partecipare a questa iniziativa, anche perché ci saranno alcuni fondi per la casa famiglia per aiutare a vivere, a portare avanti queste iniziative, anche per farci conoscere, far conoscere il mondo della, dei bambini, di queste realtà delle case famiglie, i bambini maltrattati, abusati, perché non se ne parla mai, quando se ne parla purtroppo se ne parla molto male, e anche per portare prevenzione quanto riguarda la pedopornografia, internet, telefonini. E siamo contenti di partecipare a un evento del genere di motociclisti, perché devo dire che ogni volta ci hanno invitato in qualche evento, qualche raduno, ho trovato sempre un mondo molto sensibile, molto solidale verso i problemi dei bambini, quindi siamo contentissimi di stare lì in questi giorni. Grazie.